Oggi distruggiamo tutto su Teardown. Ci sono diverse armi e ci sono le meteore e le bombe atomiche che si possono utilizzare per distruggere queste mappe. E questo orso mi scorreggiava in faccia! In tutto il video peraltro cercherò la Dancing Lady da qualche parte. Chissà se la troverò. Oggi giochiamo a Teardown, distruggeremo un po' di mappe e soprattutto cercheremo tipo l'uomo delfino, la Dancing Lady, per vedere se ci sono su sti giochi. Può essere, perché poi dopo quando sono famosi li mettono sempre nei videogiochi. Vabbè raga, buttiamo la granata, che vi devo dire. È che mi stava antipatico sto ponte, no? L'avevo visto sulla mappa, ho detto che bello, sarà bellissimo da far esplodere. Woohoo! Esplodi, esplodi, esplodi. Là! Si è distrutto, woohoo! È stato divertente da fare. E adesso rimane una povera casa indifesa. Magari è qui che si nasconde il Dolphin Man. Distruggiamolo! Prima che sia troppo tardi. E anche la Dancing Lady, via, show, non permettetevi più di venire da noi. Direi di cambiare mappa. Raga, ho anche un jetpack, posso volare, guardate. No, aspetta, guardate. Ho detto, ho anche un jetpack, posso volare. Vedete, wow, che figata. Però guardate, io posso fare un cuore con questa cosa, con questo coso dello spray, vedete. Oh, sono bravissimo. Posso anche colorarlo molto bene, così. Che bello. Adesso io direi di provare ad entrare qui dentro, perché non so cosa si potrebbe nascondere qui. Non dite a nessuno che sto rovinando il vetro. Allora, da dove diavolo si entra in questa casa veramente molto bella? Da qui? Fatemi entrare però. Se non mi fate entrare dovrò procedere alla distruzione della casa, cioè dico della porta. Allora, come vedete la casa all'interno è tutta quanta molto moderna, come vedete. È sicuramente una casa ricchissima di qualche super ricco. E infatti qua ha anche un giardino proprio nella casa. Come diavolo si apre? Vabbè, si apre così, ho capito. Vedete? Qua c'era il bagno, c'era. E qua cos'è che c'è? Vabbè, proviamo anche un'altra arma. Oh mio Dio, perché sta bruciando? No, no, l'estintore! No, questa è la fiamma! Dove, ti prego. No, questa è la fiamma. Eccolo, è qua, perfetto. Raga, non trovo l'estintore. Posso dire di essere leggermente idiota? Vabbè, almeno abbiamo trovato l'estintore. E qua c'era... Non ho capito. Probabilmente faceva lo youtuber anche lui. Ecco come è arrivato a fare così tanti soldi. Adesso apriamo qui. Mi scusi. Grazie mille. Che bello, guardate. Eppure una... Mi piacerebbe avere una camera così. Dovrei smetterla di distruggergli tutto, poverino. Però è bello distruggere le cose in questo posto. Apriti. Dico, guardate che camera bella che ha, no? Cioè, senza torcia. È molto bello. C'ha anche una TV qua che mi chiedo che caspita serve. Te la metti davanti al letto, magari. Però forse lui voleva vedere il panorama. Oppure voleva che i ladri lo vedessero in casa. Qua c'è un bagno direttamente nella casa. Però la Dancing Lady non si va a vedere. Dov'è finita? Io voglio vedere la Dancing Lady. O il Dolphin Man o qualcuno. Qua c'è anche un piano di sotto, raga. Peraltro non dovremmo essere qui, perché poi il proprietario si potrebbe molto innervosire. Ma ci straccina. Usiamo anche un po' la torcia, perché almeno così ci vediamo qualcosa. Certo, è veramente brutto. Scusate, io tolgo la torcia, come non detto. Cos'è? Vabbè, nel dubbio io distruggo. Aprenza. Ok. Cioè, tipo, apri vuol dire. Quello che posso fare è distruggere questa casa con quest'arma, perché finché io tengo premuto praticamente il coso può entrare lì dentro e distruggere, perché rimbalza dappertutto, no? Vedete come sta facendo? Non so se si vede qualcosa. Ed è uscito, povera casa, mi sa che è stata completamente distrutta. Sì, vedete? Già, lo sapevo io, lo sapevo, raga. Dobbiamo mettergli una bomba atomica. Una meteora, raga. Qua, una meteora. No, Ah, scappa! Oh mio Dio. Vabbè, altre meteore, vai, via. Un sacco. Raga. Questo succede quando una meteora cade sulla tua casa. Io spero che a voi non succeda, ovviamente. Mio Dio, raga, è stata completamente distrutta. Mi è piaciuto molto. Dovremmo andare a distruggere nuove cose. Proveremo a distruggere tutto in questa mappa invernale. Devo dire molto caruccia, perché a me la neve piace. Guardate, ci sono anche le impronte. Dai, che bello, raga. Posso distruggere così bello. C'è anche la pala per la neve da qualche parte. Nitroglicerina. Beh, mai sparare una nitroglicerina... Già, per questo motivo. Tecnicamente anche se la fai cadere dovrebbe, cioè, dovrebbe essere pericolosa quantomeno. La lava gun qua fa un disastro. Eccola qua la pala, raga, posso spalare la neve.
Però non lo farò, perché lagga. Perdonami, signor Stinky Pinky. Adesso proviamo ad andare tipo in una casa di qualcuno e distruggergliela. Che dico sul gioco, ovviamente. No, raga, ho dato fuoco. Sono un piromane, aspettate, come faccio a distruggere? Si apra tutto, si apra. Ok, perfetto. Adesso dovrò solamente andare al piano di sopra. La bomba atomica. Raga, adesso laggerà tutto perché ho messo una bomba atomica, no? Era l'unico modo per fermare l'incendio, non guardatemi male. Purtroppo sono morto e sta ancora laggando tutto. Vediamo se posso ritornare a giocare oppure se continua a laggare. Voglio vedere cosa ha fatto la bomba atomica nucleare. Allora, laggerà. Però voglio vedere quello che ha fatto la bomba atomica. Lo vedremo a piccole immagini, ma almeno vedremo qualcosa. Oddio, raga. Lagga, perché ovviamente questi pezzi qua stanno ancora volando in giro. Sono un gigante nella mappa di New York. Ma... oddio, raga, cos'è? Ma che caspita di macchinina è questa? Non è una macchinina, questo è un demone. Guardate, fa una distruzione assurda. Allora, siccome io sono un gigante nella città di New York, devo distruggerla come fanno tutti i giganti. O almeno, quantomeno, devo trovare la Serbian Dancing Lady. Ma non si fa trovare, probabilmente non sta a New York. Io lo so dove sta lei. Lei sta tipo in Serbia, ovviamente. Bene. Però la cosa che vorrei fare adesso non è prendere la nuke. Potrei anche usare questo così. Però volevo usare questo. Aiuto. Oh mio Dio. Questo sarebbe tipo, cosa succederebbe se cadessero delle meteore sulla città? Proprio questo. Questo succederebbe. Beh, anche peggio, perché se poi ti prende ovviamente un palazzo in pieno, tipo così. Già. Tipo di più, tutte sono una stessa casa, tutte in fila. Pam. Mi fa paura solo a vederlo. Speriamo che non succeda, ovviamente, dai. Speriamo di no. La fine del mondo è vicina. Oh mio Dio, ma raga, ma è talmente realistico. Io non so come definire questa cosa, ma è veramente realistico. Peraltro vorrei che fossero un po' più grandi. Cosa succederebbe se poi un alieno venisse qui sulla Terra e portasse la sua arma laser? Proprio questo, potrebbe distruggere un palazzo tipo in 3 secondi, magari, tipo, circa. Si fa il suo bel giretto, qua così. Olè. E il palazzo cade. Cadi. Ecco qua, cade tutto bene. Oddio, raga. Raga, aiuto. Vabbè, diciamo che non resterebbe intatto un palazzo così, però scusami. Toh. No, ho messo la bomba atomica. Raga, giuro che non l'ho fatto apposta. Ho letto nuke, ho detto mettiamola. Ecco, io non sarei bravo come capo del governo. Raga, ma è lui l'uomo delfino? È lui o è un gummy bear? Beh, possiamo distruggerlo in effetti. Posso mandargli una granata proprio sui piedini. Bene, beh, allora mi sembra un po' resistente, però mettiamogli un po' di nitroglicerina, tipo un po' qui, un po' qui, anche un pochino qui, così almeno si distrugge proprio per bene. Se non sapete, la nitroglicerina è molto instabile, mai giocarci ovviamente. Vai. E già l'abbiamo distrutto, va de retro, sai? Va de retro, graga, bibibibrir. Ho sbagliato il tuo nome, credo. Ma mi hai scorreggiato in faccia, per caso? Ma come sei permesso, ma raga? Ma smettila di scorreggiarmi in faccia, ma come... ma raga! Ma che schifo! Che schifo! Non ti permettere mai più! Adesso ti faccio esplodere con le meteore! Addio! Addio, Gummy Bear! Addio! 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 È stato bello vederti! E ora... un po' di lava. Ecco, ora per fare il mio PC esplode adesso perché ho messo la lava. Non ne avevo. Se volete vedere altri episodi su questo gioco bellissimo, beh, ovviamente scrivetemelo nei commenti e io lo farò. E dovete anche iscrivervi perché così capisco che vi piace e lasciare like. Mi raccomando, è importante. Ciao ciao.